Ciao ragazzi. No, sto andando su. No. Allora, oggi siamo qua in questo video bello. Spero di non aver rotto tutto le mie mani bellissime. Però adesso dobbiamo registrare il nascondino. Guardate che bella mappa che abbiamo qua. C'è veramente molto bella. Ed è molto molto grande. All'esterno prosegue, ma è meglio che non vi facciamo vedere. No, perché... no, se no ci mettiamo anni. Esatto, ci mettiamo troppi anni e non va bene. Allora, facciamo così, guarda, Gabri, tu inizia a nasconderti, poi io vengo a cercarti. Ovviamente non puoi non uscire. Non guardare. Non guardo, guardo solamente verso l'esterno. Andiamo. Va bene, va bene, va bene. Intanto io e voi, ragazzi, andiamo ad esplorare qua un po' in giro. Andiamo solo io e voi, insomma, noi insieme. Guardate qua che mappa pazzesca che è questa. Chissà che magari ci potrebbe scappare qualcosa di interessante in questa mappa. Ops, non ho detto niente, non ho detto niente. Ma io appena ho notato. Anzi, magari Dennis, magari non rimango shiftato per aiutarti. Perché dici, sennò non mi trovi mai. Dici di voler fare questa cosa, Gabri? No, forse è meglio di no. No, allora facciamo così, se è troppo difficile allora la fai, però. Perché, secondo me, Gabri, in effetti è davvero troppo difficile questa mappa. Però, sì. Boh, magari io parto, perché non ti aspetto più, cioè, figuriamoci. Va bene, va bene, parti pure. Bene, allora, ma dove stai? No, scusami, qua ci sono 30 direzioni possibili, Gabri. Ma lo vedi il mio nome? No. Okay, io lo vedo, sì, in lontananza. Lo vedo, potrei aver capito, credo. Ragazzi, aiutatemi anche voi, non lo so, perché io... Oh, porca miseria, e come faccio io... Gabri, dove sei finito? Adesso però mi shift perché sei nel mio piano. Ah, bene, ok, perfetto. Grazie di avermi dato questa... Anzi, sai cosa? Usa un comando magico per potermi mettere la night vision. È molto importante questo. Forza, fallo. Va bene, capisco. Grazie. Grazie mille di questa night vision pazzesca, Gabri. Sei veramente pazzesco, bene. Proprio come il tedesco fascinoso. Cosa è successo? Ma non lo so cosa possa essere successo, io proprio non lo so. Però comunque io penso anche di averti trovato, quindi ormai ho vinto, Gabri. Ciao, come stai? Scusami! Madonna, io lo ammazzo oggi. No, non vale. Ah, eccoti qua. Ma hai fatto ad entrare qua dentro? Come? Ma porca miseria, cioè qua non ti... Ma non... salve, eccomi. Ma guarda che non ti avrei mai trovato! Vedi, meno male che sono, che, cioè, come si dice, che ti ho dato l'aiuto, perché sennò non mi avresti mai trovato. Allora, infatti, facciamo così, diamoci spesso di aiuti. Sì, vabbè, ma qua abbiamo trovato una cosa veramente impossibile, Gabri. Cos'è? Sembra un labirinto da sopra. Qua è off limits, è off limits qua. No, infatti, perché è impossibile, sennò. Cioè, no, l'avevo vista poco fa, sta cosa qui, Sarebbe però stato... Però mi ero dimenticato di dirtelo. Esatto. Comunque, se non so se hai notato tu dei miei video guardandoli, però, praticamente, io a volte faccio un po' di cose strane con gli occhi. Questo non l'ho notato. Beh, lo so perché non li guardi i miei video, per fare un po' schifo. No, a volte li guardo. A volte, va bene. Ma perché non voglio sentire la mia voce. Ah, ecco perché, mamma mia. Certo che non... No, li guarderei. Cioè, quelli dove non ci sono li guardo. Cioè, molto... I video di uni sono molto belli dopo tutto, no? Ma sì, scusa, sì, tu non stai, non stai guardando, vero? Perché io posso nascondermi. No, nasconditi pure, io sono nella zona quella di prima. Ok, perfetto, grazie mille, Gabriele. Allora tu stai lì che io mi sto nascondendo. Ragazzi, ma cosa sono queste cose? Oh, porca miseria, ma che figata sono. Avete capito, ragazzi? A parte che, se posso permettermi... No, vorrei capire anche io. Ok, perfetto. Adesso prova a capire, Gabri, vai, prova. Nel rimani, senso... Adesso non stare shiftato, perché sennò non ti troverò mai, No, ma già mai, non sono shiftato affatto. Allora, vai, prova. Ragazzi, potete non vedere vedo dove... Non vedo il tuo nome, Dennis, non lo vedo. Lo so, è un po' difficile, ma perché forse sono andato un po' troppo lontano. Comunque, se vedete che a volte lagga... è normale. È normale, forse perché la mappa è troppo grande e... è un po' una difficoltà per tutti i PC dell'universo fare questa cosa. Comunque, Gabri, mi vedi adesso? Non ti adesso. Sto trovando ora, Dennis. Mannaggia, te aspetta un attimo che forse ho delle difficoltà io in questo momento perché mi si era bloccato il tasto shift, porca miseria, che stupido. Adesso provi a vedermi. Ah, sì, ora ti vedo. Ok, perfetto, adesso sto shiftato però. È molto schifo. Importante, ragazzi, stare shiftati. Come che schifo? Cioè, nel senso, scusami, se no io ti devo far vedere tutte le robe, no, assolutamente. Sì, Gabri, sì, mettere la night vision sempre però, idiota. Perché è già finita? Sì. Ma non è durata niente. Tanto mi devi. Muovi il sedere. Devo avere la luce. Sì. Io chiedo una cosa e si deve dare.
Ok, perfetto, molto bravo. Adesso è molto importante cercare di capire dove Dunis sta, perché Dunis non può restare per così tanto a lungo, per così tanto tempo fuori, diciamo, dalle scatole, diciamo, cioè senza che Gabri riesca a vedere le cose. Ma comunque io sono vicino adesso. Beh, relativamente vicino, devo dire che ci stiamo più o meno vedendo, cioè vabbè, vedendo anche no, nel senso, per carità, nel senso dove caspita mi vedi, se no, cioè non... Ma non comunque sarebbe... sono nello stesso piano, io l'ho detta questa cosa. Sì, però allora potrebbe darsi che io possa anche scappare in effetti, Gabri. No, non vale. Sì, proprio così. Questa tua situazione veramente scoraggiante, Gabri. Eh sì, però non ti troverò mai così. A volte, come non mi troverai mai? Non mi dire. Eh no, se scappi, non ti trovo. Ma dai, ma non mi dire ste cose però, Gabri. Cioè, non... Vabbè, se no facciamo così. Cosa facciamo? Mi faccio vedere, perché allora prima di tutto non lo so dove sono, cioè adesso cerco un attimo di capire dove sono io, perché Ma come? Perché non lo so nemmeno io. Ok, adesso Gabri, mi devi ridare la night vision perché ho bevuto il latte. Ma come, è già finita? Ma non te l'ho data per niente. No, perché io bevo il latte, devi sapere. Ma come? Ma perché? No, ridammela, ma perché l'hai applicata a te e non l'hai applicata a me? Accendi la luce, questa luce schifosa. Ok, perfetto, mi hai trovato, bene, ciao. Adesso ciao. Tocca a Dunis cercare. Forza, cerchiamo! Sì. Schifosetto, male. Allora, dai. Grazie. Adesso io vado da questa parte, non devi rompere le pappole perché io sto da questa parte. Va bene, va bene. E io non sto affatto vedendo niente. Allora, praticamente... ma che cos'è? Cosa c'è là dietro, ragazzi? Ci sono dei mini computerini fatti in modo strano. È un po' inquietante questa cosa, però. Cioè, non so come ci possano essere dei mini computerini quando noi siamo in vanilla. Però vabbè, ok, adesso vedi che. Infatti. È di nuovo. Ma sapete che questa sembra un po' una cella SCP comunque. Cioè, ci sta troppo. Ah, i bei tempi delle SCP. I bei tempi delle. Gabri, ma tu ti ricordi di quando facevano gli SCP su YouTube? Ah, che bei tempi. Sì, me lo ricordo. Anch'io. Ma no, vabbè, è successa una roba pazzesca. Ma questa mappa è la odio, tipo. Ma come? Cioè... Prima ti piaceva e adesso la odi? Cioè, vabbè. Perché è troppo schifo. Cioè, non può giocare sempre. Mi rovina i video. Ma come? Ti sei nascosto? No. Oh, mannaggia, non ho trovato te. Ancora il posto. Muovi il sederone, che è pieno di posti di cui nascondersi, Gabri. Tu dove sei andato? Proprio sopra, dove sei già andato 30 volte. Ma forza, no? Infatti prima ero andato per sbaglio nello stesso. Ah, vabbè, ho trovato. Ho capito, io qua ero uscito un attimo, però è meglio non vedere, ragazzi, perché fidatevi di Dunis, popolo. Che il popolo sareste voi, noi, il popolo di persone che popolano questo canale YouTube veramente pazzesco. Popolo, fidatevi di Dunis. Questa mappa è veramente enorme, quindi se usciamo da qua ci perdiamo. Allora, Gabri, prima di tutto devi far vedere un attimo il tuo nome. Adesso vedi? No, dove? Come no? Sono sopra. Ok, sei sopra, quindi vabbè, non ti vedo comunque, Gabri. Ah, io ti vedo in lontananza. Vabbè, ma adesso scusami. Non ti vedo più. Ah. Sei andato troppo... Ora invece? Ora sì. Ah, ma come hai fatto ad arrivare fin là sopra? Ma sei normale? No, vabbè, ma cosa hai fatto, Gabri? Ma sei normale? Cioè, nel senso, io... Adesso sei già troppo sopra. Ma dai! Ma vabbè, ragazzi, cioè, questo qua mi prende per il sederino, però, No, non lo farei mai. Se l'hai appena fatto... Ma come? Mi sono solo nascosto. Comunque, scusa, ma quando io non parlo, tu puoi parlare? No, giusto per... Non lo so, credo di sì. Ah, ecco, perché non c'è qualcuno o qualcosa che te lo impedisce, no? Giusto? No. Ma perché hai questi problemi mentali che non rispondi subito quando ti parlo? Ma come? A me sembra di rispondere subito. E invece no, come al solito. Ma è tranquillo, come? Che i problemi non li hai, ce li hai solo nel cervello, purtroppo. Quindi, adesso rispondi bene. Va bene. Oppure Dunis sarà costretto a urlarti. Forte, capisco, però. Capisco. Sì, ma scusa, ma in tutti i video ti devo spiegare le cose, ma ho capito che è difficile da imparare ma questa cosa. Ma a me sembra di rispondere subito. Comunque, Gabri, mi sa che mi sono... Dai! Allora, mi faccio un attimo vedere. No, mi sono... Devo andare in creativo un attimo, scusate, ragazzi. Ma devo volare per forza, perché sennò... E poi, qua è una mappa... Ma che... Basta, io odio questa mappa, non... Aspetta, ma come la odi? Era bella prima. Ma stai zitto, tu, è la tua mappa bella. Allora, adesso sto cercando di uscire da questo buco, perché praticamente assolutamente no. Ok, sto facendo un pochino così, un pochino cosa. Allora, dove sei finito? Sono vicino.
Sei molto vicino. Ah, eccoti qua, ciao. Ciao. Non ho affatto usato la creativa per venire da te. Hai rotto la mappa. No, ma ti pare? Io che rompo le mappe, ma quando mai? Allora, quando mai? Belli questi PC. Hai proprio, a parte i PC che sono molto belli, però il letto è... Li ho messi in testa. Di chi sarà mai questo letto, Gabri? Cioè, boh, non lo so, non c'è scritto il nome. Della regina... Vabbè, non posso dire i nomi perché sennò meglio non dire i nomi. Poi qua cos'è che c'è? Niente, assolutamente niente. Vabbè, senti, andiamo, adesso tocca a me non guardare, mi raccomando. Va bene, non guardo. Guarda che ti vedo che stai guardando, No, no, sto cercando la testa, l'ho persa. Quella non del ti PC. Permettere! Stai dai, guardando... l'ho persa, non vale. Ma come l'hai persa? Ma dai, ma come sì, l'hai persa? Sì, io l'ho rotta, non me l'ha data. E vabbè, ma allora magari controlla bene le tasche dietro, soprattutto magari... Ho guardato, pure nel mio mantello, ma non c'è niente. Hai controllato bene fra le chiappette? Cosa? Magari lì ci sono, guarda, è molto importante che tu cerchi da quelle parti lì, perché di solito No. Sì, purtroppo mi spiace darti questa grande delusione, Gabri, ma si trovano lì. Scusa. Sei morto di nuovo? No, sono vivo. Ok, allora raccontami una cosa di te stesso, forza, una cosa che si può dire chiaramente. Non lo so io cosa potrei dire. Non lo so, dici un po' dove, come ti va con i compagni a scuola. No, vabbè, questo... dimmi, raccontami un episodio divertente di quello che ti è successo nella tua vita, vai! Non saprei cosa raccontare io. Vai, dimmi, che so che ti è successo qualcosa perché per forza sei Gabri, non è che... Non saprei perché sono successe tante cose, quindi non... cioè... Una cosa, una delle cose, no? Non sapresti cosa dire. No, non so cosa dire. Questo è perché purtroppo ci sono dei deficit. Scherzo, ragazzi. Scherzo, non sono così cattivo, stavo per dirti una brutta cosa, invece non l'ho fatto. Adesso, forza, vieni che mi puoi vedere anche il nome, sì. Scherzo, il nome non me lo puoi vedere perché sono talmente non vale. No, sono talmente tanto lontano che non mi troverai, quindi ti devo dare un indizio. Dove sono? Cioè, dove sei? Dove sono? Ma guarda, non lo so dove sei tu. È una bella domanda. Allora, io, caro Gabri, sono nella parte opposta, ascolta bene le mie parole, opposta a dove sei tu. E nella parte diagonalmente opposta, circa. Diciamo. Ma sotto oppure sopra? Cosa ho detto, ragazzi? Non ho capito nemmeno io. Se dico diagonalmente, se tu sei sopra, allora io sarò sotto, idiota. Però cercavo di darti un consiglio, capisco. Non lo so. Non capivo. E cogli le mie cogliuzzo. Cioè, cosa? No, nel senso, cogli le mie cose, perché mi era venuta va in bene, mente una cosa bene, intelligente una volta. Perché mi viene una cosa intelligente in mente, e poi per favore capire quello che ti dico. Sì, va bene. Sono frustrato della vita. Ma come? Perché nessuno mai mi capisce. No, scherzo, dai. Non entriamo in questa. Perché sennò poi devo... Allora, sei peggio di... Ah, scusatemi, ragazzi, adesso faccio così. Perché praticamente devo differenziarmi da... Oh, lalalala. Cosa? Scusate un attimo, ho avuto un certo embolo cerebrale. Allora, scherzo, per carità, non diciamo cavolate. Allora, cos'è che c'è qua, Gabri? Dimmi un po', ma sei vicino? Io sono vicino, Dennis. Io non vedo il tuo nome, quindi penso... Come non vedi il mio nome? Io sono al piano di sotto. Penso proprio di no, Gabri. Mi spiace molto per questa tua situazione molto terribile, ma penso proprio di no, perché proprio per questo dovrai assolutamente decidere di seguire il mio consiglio, di andare nella parte opposta. Devi camminare per tanto, insomma, finché non vedrai... Oddio, ho paura, perché io, ho paura di non trovarti, Finché non troverai delle staccionate, purtroppo non ci sarà nessuna speranza per te. Esatto, le staccionate che ti diranno... Cosa andrai a fare? Ma io sono in delle celle, non so dove sono. No, allora, così Gabri, però non andiamo d'accordo io e te, perché tu non mi stai trovando. Cioè dovresti, il tuo compito, l'unico tuo compito è trovarmi. Quindi sapere nel piano dove sei, Dennis? Perché mi sei detto il zero, piano zero, fai te. Ma non ti ho trovato al piano zero. Dove sei? Adesso ti devo cercare io, no? Allora, adesso ma io Gabri, sono dall'inizio. Ho capito, devi andare dall'altra parte. Io ti sto vedendo perché adesso sto vedendo con la pozione di invisibilità, ma non è possibile. Cioè, allora, adesso ragazzi dobbiamo fare un corso di italiano a Gabri.
Gabri, guardami, mi vedi? Guarda, non riesci nemmeno a vedere. Cioè, questa. Non ti vedevo. È una cosa veramente terribile. Cioè, nel senso, potrebbe darsi che abbia bisogno. Non mi ricordavo che c'era questo posto qui. Immediatamente mi devi dare la pozione di Night Vision. Perché, come sai, io quando mi prendo l'invisibilità, purtroppo, tu devi essere la mia lampadina, quella che mi illumina il percorso. Come l'invisibilità, allora, che schifo. Se io ti dico che devi venire fino in fondo, tu devi venire fino. Non mi ricordavo che esisteva questo piano. Invece, guarda un po'. Scusa, tu, ma io boh, ragazzi, cioè io chiamo il WWF perché è una foca grassa, cioè nel senso non è possibile. Io sono una foca, quindi mi serve il WWF. Esci immediatamente. Io, vabbè, ok, te vai a nasconderti lì, non va ti bene, sposti va da bene. Lì. Se ti sposti, poi dopo mi rimandi l'ascensore, però. Se ti sposti da lì, Dunis si arrabbia. Anche perché dovremmo fare un turno flash, quindi veloce, muovi il sederino. Va bene. Anche perché Dunis non può permettersi di aspettare oltre. Anche perché si aspetta oltre, poi dopo sclera. Quindi adesso Dunis andrà ad esplorare quest'altra parte della cella. Della cella, siccome se fosse questa una cella SCP nel concreto, ragazzi. Perché potrebbe darsi che possa essere una cella. Magari potrebbe darsi che da questa cosa potrebbe nascere anche un SCP. Una città SCP piena di SCP infestati nel sederino. Perché magari potrebbe succedere una cosa. È successa anche una cosa molto terribile, un lag veramente. Ma come? Obrobrioso, ragazzi! Obrobrioso! Hai capito? Sì, ho capito. Sei sicuro? No, perché? Sì. Io stavo parlando con te. Non solo sì, con sì, i... ho capito. Non solo con i ragazzi. A casa, cosa hai fatto, Gabri? Come cosa ho fatto? Dimmi cosa hai fatto. Mi sono appena nascosto. A parte quello, però cosa hai fatto? Hai parlato bene secondo te? Mi sa di no. Perché se ti dico questa cosa ovviamente no. Ma come? Non me ne sono neanche accorto. Facciamo immediatamente una prova. Adesso io ti dico ciao. Tu me lo Va devi bene. Ripetere appena mi senti, ok? Va bene. Ciao. Rifai immediatamente. Ma perché sta laggando così tanto? Scusa un attimo. Rifacciamo. Ma come? Zitto. Rifacciamo immediatamente. Ciao. Ok, sei stato abbastanza veloce. Perché tu allora quando mi parli non sei veloce e mi rispondi mezz'ora dopo? Poi... A me sembra di rispondere subito. Io ti ho detto 30.000 volte che il motivo per cui tu non ti concentri è perché ti concentri a fare altro. L'attenzione, Gabriel, ragazzi, dovete saperlo anche voi. L'attenzione collettiva. Cosa hai detto? L'attenzione selettiva. Perché mi è venuto collettiva? L'attenzione selettiva. Quindi, se l'attenzione selettiva vuol dire che si focalizza su una sola cosa, non puoi concentrarti su 30.000 cose. Quindi, concentrati sul parlare. Va bene, perché bene. Sei in un video. Non sei a parlare con tua nonna Giuseppina, Gabri. Va bene. Stai parlando con tua nonna Giuseppina, con la nonna Gelsomina. No. Ti sembra che ho. Ho la pelle ruvida e mi chiamo Gelsomina per caso? No. Ti no. Sembra che ho 374 anni circa? No. Allora. Non lo stiamo facendo però. Ma come? Capri? Dimmi. Duni si sta arrabbiando. Ma io sto parlando subito. Ok, allora se parli subito, dimostra. No, ciao. Non vale, mi hai già trovato. Però porca miseria, questa parte è molto bella. Molto più bella, ovviamente, esatto. Molto più bella di te. Cioè, cosa? Grazie. No, scherzo, sei molto simpatico. È bello. E quindi, ragazzi, niente. Fateci sapere se Gabri vi ha arrabbiato anche. Vi ha fatto arrabbiare anche voi. Ma perché... è già finito il video. Siamo a 20 minuti, ragazzo. Ma come? Sì, siamo a 20 minuti. Mi spiace che per te il tempo passi in una maniera un po' strana. Può darsi sì. Che. Ma cos'è quel quadro là, obbrobrioso, santa Maro? Ma dov'è? Devo vedere. Gabri, forse è meglio che tu. Sai che cosa quello sembra? Di sopra. Quello sembra. Cos'è? Sembri tu appena uscito dalla.